Buongiorno, siamo qui con Ilaria Capua, che è una virologa, diciamo, nota a tutti, professoressa, diciamo, dell'Università della Florida. Purtroppo, diciamo, per noi adesso è negli Stati Uniti, diciamo, non è stata trattata benissimo dal nostro paese, ma in questa fase critica, diciamo, ci siamo ricordati delle sue competenze come paese, quindi è tornata utile, ecco, dopo essere stata un po' bistrattata. Come va? Grazie, grazie Luciano, grazie a tutti, buongiorno. Sì, vi saluto dalla Florida e vi chiederò aiuto. Ho bisogno di voi, ho bisogno di ognuno di voi, tutti. Ecco, infatti, questo è un po' il tema, diciamo, in questa epidemia, in tanti, anche noi sui giornali, analizziamo quello che fanno i politici, diciamo, le autorità e le istituzioni, critichiamo ciò che va e ciò che non va, ci chiediamo cosa possono fare, ma diciamo, forse dovremmo chiederci anche cosa dobbiamo fare noi cittadini o cosa possiamo fare, se possiamo fare qualcosa di utile. Ma allora, la pandemia per sua natura coinvolge moltitudini di persone. La pandemia è un fenomeno epocale ed è un fenomeno trasformativo. E la pandemia è causata da un virus che è un virus che non pensa, che si fa fondamentalmente gli affari suoi. Il quale, diciamo, che ha l'unico scopo di trovare una serie di nuovi ospiti da infettare, nei quali può lasciare il suo segno oppure no. Anche questo lui non ne frega niente, lui funziona così. E lui sta cercando, dentro ognuno di noi, lui sta cercando di attaccarsi ai nostri recettori, perché noi, dal punto di vista del virus, siamo un animale come un altro, quindi noi se pensiamo a lui, se pensiamo a come lo sconfiggeremo, se pensiamo a se è cattivo, a lui questo non interessa perché noi per lui siamo un animale, quindi abbiamo la stessa funzione che ci può avere un gatto, un furetto o una tigre, che sono animali che abbiamo visto essere suscettibili all'infezione, sensibili all'infezione. E però noi non siamo animali. Cioè lo siamo, però diciamo che siamo animali enhanced, non dai telefonini, cioè animali aumentati, animali potenziati, non dai telefonini. Quello è un potenziamento all'atere. Noi siamo potenziati perché abbiamo il cervello e quindi le cose le possiamo capire, noi capiamo causa-effetto, noi capiamo determinati meccanismi e questo è l'unica vera arma che noi abbiamo per liberarci non del virus, perché il virus non andrà via, purtroppo, è un virus che ormai si è endemizzato, ma per liberarci degli effetti nefasti del virus, che sono quelli di provocare morte e malattia grave in determinate fasce della popolazione. Quindi, a differenza degli altri animali, diciamo, le nostre doti intellettive dovrebbero farci seguire determinati comportamenti, no? Delle accortezze. Quindi, diciamo, anche la cosiddetta fase 2, le riaperture, diciamo, non sarà meccanica come prima, forse non sarà mai come prima, perché adesso sappiamo qualcosa in più che prima dell'epidemia non sapevamo. Sì, E quindi, cosa dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? noi sappiamo due cose fondamentali che sapevamo pure prima, però adesso sappiamo che funzionano. E questo prima gli scienziati, i ricercatori e i medici lo sapevano, ma le persone non lo sapevano. Allora, che cosa avete fatto voi? Voi che state lì ad ascoltarmi dall'altra parte del mondo, che cosa avete fatto? Voi avete capito che questa infezione si poteva fermare solo seguendo determinate norme, avete applicato le norme ob torto collo, ma le avete applicate perché in Italia il numero di casi gravi che si sono verificati dal lockdown in poi e il numero quindi di decessi è andato diminuendo ogni giorno. Chi non ha fatto lockdown,
e con questo mi riferisco ad alcuni paesi europei come l'Inghilterra. L'Inghilterra non ha fatto lockdown e l'Inghilterra adesso dovrà mettere in piedi un meccanismo di lockdown perché hanno più morti dell'Italia. Quindi che cosa abbiamo fatto noi, che cosa avete fatto voi? Voi siete stati a casa, non siete andati in giro, non siete saliti sugli autobus, non siete andati alle feste, non siete andati ai concerti, non siete andati in gruppi di persone. E quindi, siccome i raggruppamenti delle persone sono i comportamenti più a rischio, cioè in un raggruppamento di persone dove ci sono persone che vengono da più parti della città, più parti del paese, è ovvio che lì basta che ce n'è uno che sta eliminando che rischiano di infettarsi 20 persone. Queste 20 persone, magari nessuna di loro mostrerà sintomi, ma torneranno a casa e elimineranno, e prima o poi qualcuno che mostra i sintomi il virus lo trova. E quindi ognuno di noi deve capire che è attraverso il comportarsi in maniera intelligente. Non c'è una regola, ma io però questo lo posso fare o questo non lo posso fare. Perché non ti deve autorizzare nessuno, ti deve autorizzare la tua intelligenza. Sei tu che dici, ma io quasi quasi, siccome mia mamma è diabetica, c'ha 75 anni, non la vado a trovare questa settimana, aspetto che finisce il lockdown e poi dopo ci vado. Oppure, se devo andare a trovare la zia anziana in una casa di riposo, non ci vado col bambino, ma ci vado dopo essere stata molto attenta e stando a distanza di tutti. Cioè, sì, diciamo, non lo fermeranno le autocertificazioni, i posti di blocco, i controlli. No, lo fermeremo noi. E purtroppo, Luciano, purtroppo non lo fermerà neanche il vaccino, perché il vaccino arriverà e arriverà alla fine dell'anno, arriverà all'inizio dell'anno prossimo. Noi dobbiamo fare ripartire il paese, noi dobbiamo fare ripartire l'economia. Per fare ripartire l'economia le persone devono andare a lavorare, ma le persone non possono andare a lavorare se c'è un'emergenza sanitaria. Quindi io quello che vi scongiuro, ascoltate Caterpillar Radio 2, le canzoncine che abbiamo sviluppato con Banda Osiris e Massimo Cirri e Sara Zambotti, lavati le mani, usatele in famiglia, fatele sentire, lavatevi le mani. Adesso vi faccio vedere una diapositiva che ho utilizzato qualche giorno fa per spiegare a dei sindaci che cosa si può fare per fermare il coronavirus. Come vedete, il coronavirus è diffuso e si diffonde attraverso, diciamo, due principali mezzi. Uno sono le secrezioni nasali, respiratorie, con gli starnuti, colpi di tosse, baci, e un altro è con le mani. Queste sono le mani di un bambino che è ritornato a casa e la mamma batteriologa ha detto: fammi vedere che cosa hai sulle mani. Ecco cosa aveva sulle mani questo bambino dopo. Quella robaccia, che cos'è? Sono batteri. Sono batteri di vario tipo, sì. E non ci sono i virus lì, non ci sono, perché i virus sono molto molto più piccoli, non si vedono, non ci crescono. Quindi è incompleta, quella impronta, diciamo, patogenica di batteri e virus è incompleta, diciamo, non si vede tutto. Non si vede la stragrande maggioranza delle cose, a dire la verità, non si vede. Comunque i virus non ci sono di sicuro, e quindi i virus bisogna, se voi tenete in mente questa immagine e capite che ogni stretta di mano lascia un pallino giallo, un pallino arancione sulla mano di qualcun altro, capite anche che se ci vogliamo salutare così come fanno gli indiani, o vogliamo salutarci con un sorriso, ci riabbracceremo tutti a luglio, speriamo, quando la situazione si sarà stabilizzata. Gli ospedali avranno ripreso a funzionare, avranno smaltito le persone che sono ancora in attesa di essere viste, che magari avevano una visita urgente, avevano un intervento. Quindi bisogna fare respirare un po' il sistema, e per fare respirare un po' il sistema bisogna lavarsi le mani e rispettare il distanziamento fisico.
La cosa che era interessante è che tu hai evocato l'economia, perché una cosa che abbiamo capito di questa patologia, di questo virus, mentre per tante altre malattie ognuno si occupava solo del suo spicchio di sapere, no? E adesso è talmente complicata la cosa che ogni disciplina, ogni professione deve interessarsi anche di quella degli altri, delle ricadute su altri ambiti che sono legali, di privacy, quindi di diritto, o ricadute economiche che poi alla lunga, se le cose vanno male, possono diventare sanitarie per la povertà, per le risorse che mancheranno alla salute. Ed è una novità per voi questa cosa o no? Per voi, scienziati, virologi, epidemiologi? Ma allora, per me, a dire la verità, no, perché grazie al mio passaggio parlamentare ho capito tante cose, ma ho anche capito che bisognava cominciare a pensare alla scienza e alla salute, soprattutto in modo diverso. Quindi ho sviluppato insieme al mio team questo manifesto, questo insomma ragionamento su salute circolare, perché è chiaro, no? La pandemia è l'esempio di quanto noi siamo tutti interconnessi, no? Quello che si diceva, un battito d'ali in Cina può far scatenare un uragano alle Bahamas. Qui è stato un battito d'ali di un pipistrello, probabilmente. È stato un battito d'ali di un pipistrello, esatto. E quindi è chiaro che noi siamo sempre più consapevoli di essere parti di un sistema chiuso. Il pianeta Terra è un sistema chiuso, non è un sistema aperto. Quindi è come se noi fossimo dentro un acquario. Quindi le nostre scorie vanno a finire dentro l'acqua che ci serve per nutrirci, no? Perché i pesci si nutrono attraverso l'acqua. Quindi una volta capito questo, è anche chiaro come determinati rapporti, determinate situazioni, determinati rischi bisogna assolutamente ridimensionarli e si possono ridimensionare cercando appunto di bilanciare di più il sistema. Perché è chiaro che in un sistema chiuso, se carichi troppo da una parte, gli effetti negativi di questo carico si vedranno in tante altre situazioni. E vorrei aggiungere una cosa. Abbiamo parlato di costi sanitari e abbiamo parlato, io non ho idea di quanto sarà costata questa pandemia in termini di costi sanitari, cioè agli ospedali, tutti quei conti devono essere ancora pagati, immagino, no? Tutto il materiale. Perché io chiedo a voi ascoltatori, prendete questa cosa, tagliatela, incollatela, ripetetela, perché lo dico a voi? Perché se voi vi ammalate, oltre o vostro zio o vostro nonno, oltre a stare male voi e rischiare la pelle, create un costo che proprio non ce n'è bisogno al nostro servizio sanitario. Io non so quanto costa una persona 10 giorni in terapia intensiva, ma secondo me 100.000, 200.000? Sì. Allora, per piacere, non diventiamo parte della soluzione, non parte del problema. Per fare questo bisogna comportarsi in un certo modo e bisogna anche, secondo me, ripensare il futuro di come noi ci poniamo rispetto a questi trasporti di massa che di fatto hanno accelerato l'endemizzazione dell'infezione. Cioè, da Wuhan il 1 gennaio sono partite 175.000 persone. Nella finestra tra i primi casi segnalati e la chiusura sono partiti, adesso non mi ricordo, ma 3-4 milioni di persone. Quindi, come dire, c'è questa priorità, parlando del tema della sanità, del coronavirus, tutti ci occupiamo di questo, ma le altre malattie non si sono fermate, no? Cioè, non sono andate in ferie, non hanno fatto lockdown tutte le altre patologie, quindi, concentrarsi per 2 mesi solo su questo può essere importante, ma alla lunga, si possono togliere risorse sanitaria anche a tutta un'altra serie di... Ma in realtà il concetto che vorrei far passare è che questo è uno stress test, questa pandemia è uno stress test per tutta una serie di sistemi.
E per questo bisogna avere un approccio sistemico. È uno stress test per il sistema della medicina pubblica e della medicina privata in giro per il mondo. E quindi ci sarà un approccio alla sanità prima della pandemia e ci sarà un approccio dopo la pandemia. E per essere, diciamo, efficaci a ripensare la sanità bisogna farlo tutti insieme, non lo possono fare soltanto i medici, c'è bisogno dei medici, c'è bisogno degli ingegneri, c'è bisogno delle persone che si occupano di sanità pubblica, c'è bisogno delle persone che fanno comunicazione, c'è bisogno sostanzialmente di spostare l'intervento della medicina da, diciamo, o meglio, c'è da spostare il percepito da parte dei cittadini sul sistema sanitario nazionale, nel senso che noi dobbiamo diventare pazienti il più tardi possibile, perché una persona che si ammala di diabete a 50 anni non solo ha una vita difficile, ha una vita da persona, diciamo, che si deve curare, ma è anche un costo. Se la stessa persona, attraverso altri meccanismi di prevenzione, per esempio l'alimentazione, per esempio lo stile di vita, diabetico magari ci diventa lo stesso, perché purtroppo in alcuni casi non si può fare, ma ci diventa 10 anni dopo o 20 anni dopo, è chiaro che sia la qualità di vita sia il servizio sanitario ne beneficiano. Volevo aggiungere che il Covid ha fatto da acceleratore di interdisciplinarietà e ormai non si torna più indietro, cioè rispetto al discorso di salute circolare e rispetto alla, diciamo, ripartenza post pandemia, è chiaro che la pandemia ha stravolto, cioè adesso è possibile fare la telemedicina che prima non era possibile. Adesso anche un'accelerazione su cose che erano possibili ma non venivano fatte per inerzia, diciamo. No, per paura del cambiamento. Esatto, sì. E quindi io credo che se si sarà capaci di leggere anche fra le righe, perché ovviamente questa epidemia, questa pandemia ha provocato distruzione e morte, e io ne sono consapevole e mi rendo conto che è stata per moltissime persone una tragedia, però ci ha messo di fronte alla nostra fragilità. Noi non possiamo continuare a ignorare questa nostra fragilità, dobbiamo partire da qua per costruire dei nuovi modi di lavorare, dei nuovi modi di porsi, dei nuovi modi di essere professionisti, di essere professionali e di essere magari anche un po' più etici. Ma a proposito di questo, avevi evocato, diciamo, la tua breve esperienza politica parlamentare, da cui, diciamo, un po' sei stata, te ne sei andata perché sei stata un po' rigettata come un corpo estraneo. Però io ricordo che, diciamo, siccome poi tutti i nodi vengono al pettine, che all'epoca, diciamo, quindi la legislatura 2013-2018, tu sei stata più per meno perché poi ti sei dimessa, è una pagina, secondo me, molto brutta delle istituzioni italiane, perché, diciamo, forse il Parlamento poteva avere uno scatto di dignità e respingerle, ma non lo ha fatto. Ma al di là di questo, una mia nota, sei stata una delle poche, non vorrei dire l'unica, ma una delle pochissime che si era opposta a una legge, forse la più restrittiva in Europa, sulla sperimentazione animale, che di fatto blocca o impedisce o rende molto difficile, impossibile la ricerca scientifica che abbiamo visto è indispensabile adesso per vaccini, farmaci, eccetera. E insomma, non sei stata tanto tenuta in considerazione, mi pare. No, di questo mi dispiace, perché io ho provato veramente, quando ero in Parlamento, a fare qualcosa per la ricerca. E tu ti stai riferendo al recepimento di una direttiva europea nel 2014, la direttiva sul benessere degli animali da laboratorio, che è una direttiva che è stata studiata e messa a punto da ricercatori di grandissimo livello, appunto, che attraverso questa direttiva hanno normato
determinate attività di sperimentazione che sono inevitabili, cioè in questo, noi non possiamo farne a meno, non possiamo progredire su alcuni fronti scientifici senza animali. Documento di recepimento della direttiva, cioè la direttiva deve essere recepita, furono approvate delle modifiche proposte dall'onorevole Brambilla e io mi ricordo di aver parlato per ore e ore e ore con esponenti di tutti i partiti politici. Mi ricordo una discussione infinita con una persona, che un collega, si chiama Mantero, non so se sia ancora in Parlamento, cioè non lo so, e io gli spiegai che era assolutamente essenziale recepire quella direttiva così com'era, per tutti i motivi che io sapevo, e lui alla fine mi disse: no, no, guarda che tu non hai capito. E io a quel punto, vabbè, preparai un emendamento, adesso non mi ricordo se un emendamento, insomma, adesso non mi ricordo, e però fu bocciato. Io parlai ore con il ministro Moavero dell'epoca, perché era per i rapporti i rapporti comunitari con gli affari europei. Affari europei, e con la ministro Carrozza all'epoca andai da loro quasi in lacrime, ma non se ne fece nulla, e quindi mi dispiace veramente dire, perché questo è un momento in cui c'è bisogno di scienza, perché noi senza scienza non andiamo tanto avanti, cioè si vede, no? lo vediamo come siamo indietro come paese, quando mi dicono: ah, ma gli scienziati in Parlamento. Gli scienziati in Parlamento fanno quello che possono e purtroppo non sono molto ascoltati, e magari così, insomma, ripensiamo un po' al valore della competenza, perché adesso noi abbiamo mani e piedi legati e i nostri ricercatori non possono fare un buon lavoro perché noi non abbiamo recepito una direttiva europea, che era comunque una direttiva europea ben fatta. Io ho scritto fiumi di carta su queste cose. E quindi possiamo chiudere, perché abbiamo esaurito il tempo, con un messaggio, diciamo, che vale per adesso, per il presente, perché c'è un'emergenza, ma anche per il futuro, di fare una legge recependo la direttiva europea, eliminando i divieti e le proibizioni che impediscono la ricerca scientifica italiana, di cui tanto ci vantiamo quando si fa qualcosa fatta per bene, però poi chiediamo ai ricercatori di farlo con un bendati, con un braccio legato e su un piede solo. L'ho definito, scrissi un pezzo con gli scarponi da sci. Noi chiediamo ai nostri ricercatori di ballare il tip-tap con gli scarponi da sci. E questo è molto difficile e ci si fa anche male. Ecco. Ti ringrazio. Ti saluto. È passata rapidissima. E salutiamoci così, mi raccomando, aiutatemi a fare passare questi messaggi. Grazie. Grazie di tutto, a presto. Ciao.